Buonasera. Ancora criminalità in città. Un'anziana signora è stata derubata della collana. Due donne l'hanno avvicinata e con una scusa hanno sostituito la sua collana d'oro con un'altra. I carabinieri, che si sono occupati della vicenda, chiedono la collaborazione dei sassolesi, invitati a segnalare qualsiasi persona o auto sospetta. Grave perdita per il mondo della scuola sassolese. Un tumore si è portato via la maestra elementare Barbara Pappotti, di soli 49 anni. La donna lascia il marito, due figli, i genitori, la sorella e tanti altri parenti. Il funerale sarà celebrato domani alle 16 nella chiesa parrocchiale dell'Ancora. Seguirà la tumulazione nel cimitero nuovo. Si è conclusa la vacanza tema dei gruppi Branco e Cerchio degli Scout Sassuolo 3. Il tema era quello di Harry Potter e la location quella di Garda di Sonico sulle Alpi. Ecco le interviste agli animatori Achela e Arca. Allora, Achela, è una settimana di fatiche, di gioia, di soddisfazioni e di momenti nei quali 80 lupi e coci hanno fatto di tutto. Eh sì, è una bella confusione e loro sono veramente molto carichi. È molto difficile tenerli tranquilli, come adesso vedete, stanno salutando, sono pieni di energia. Ma noi siamo qua per questo, ci divertiamo un sacco a stare con loro, veramente. E diciamo che la cosa ci viene molto bene, per questo siamo educatori scout. Cos'è che si porta dietro un responsabile scout dopo una settimana di questo tipo? Si porta dietro dunque la sveglia prestissimo, l'entrata in delle camere disordinatissime dei ragazzi, tutti gli odori, i sapori della cucina e non solo, anche i sapori proprio dei bimbi e gli odori, le risate, i sorrisi, le sgridate, i momenti di serietà, i momenti di riflessione, i momenti di gioco e di gioia insieme. Arca, allora, un anno nel quale avete preparato tutto perché mi dicevi che già l'anno scorso a novembre avevate trovato questa location. Esatto, abbiamo fortemente voluto arrivare qua sulle Alpi e far vivere a questi lupi e queste cocci un'esperienza nuova, un'esperienza di camminate faticose per i quali forse un po' si sono arrabbiati, però che hanno regalato emozioni davvero belle davanti a queste montagne e con il fresco di questi giorni. Anche a te chiedo cosa ti porti dietro e probabilmente avrai già in mente dove andare nel 2014. Ma mi porto sicuramente dietro la gioia, i sorrisi, e i tanti scherzi e nel 2014, ma chi lo sa, si vedrà, saremo sempre qui e vediamo, magari andiamo ancora più lontano, chissà. Passiamo allo sport. Amichevole ricca di gol tra Sassuolo ed Empoli. Sabato a Carpineti le due squadre, anche se provate dai carichi di lavoro di queste settimane, si sono date battaglia e hanno concluso sul risultato di 3-3. Per il Sassuolo gol di Masucci, Zaza e Terranova. Per gli ospiti reti di Tavano e Maccarone, intervallate da un autogol di Rossini. Ecco le interviste del dopogara. Contentissimo della fase di sviluppo in cui secondo me abbiamo creato delle situazioni molto interessanti, abbiamo creato delle difficoltà, ma facendo sempre giocate che proviamo, un po' lenti, come era successo già tolta dal basso nella manovra, un po' ridotti, e qualcosina da registrare in fase difensiva, ma non parlo solo dei difensori in generale, ma si lega tantissimo alla condizione dei singoli giocatori tipo Bianchi che giustamente ha ancora tempo per mettersi a posto. Devo dire che i ragazzi con grande predisposizione al sacrificio, hanno fatto un ottimo lavoro. È normale che dobbiamo migliorare sicuramente alcuni atteggiamenti che mi sono piaciuti, che sono al di là dell'aspetto poi calcistico. Mister, si aspetta di ritrovare la squadra in forma per la prima di campionato o già nella gara di Coppa Italia? Per tutte e due, io non ci sto a perdere, cominciano le competizioni quelle vere che non sono per me le amichevoli, come magari ci siamo esaltati nella partita contro la Juve e il Milan, dobbiamo essere tranquilli in questo momento perché i carichi di lavoro sono importanti. Ci auguriamo di arrivare in buone condizioni. Ah sì, diciamo che il risultato adesso non conta, anche se sembra una frase fatta, alla fine è vero perché sia noi, credo anche l'Empoli, siamo un po' imballati e si è visto perché abbiamo dei carichi di lavoro molto pesanti, però
personalmente sono contento di aver segnato, avrei voluto fare qualche gol in più, però dai, va bene così. L'ho detto sin dall'inizio che ho trovato un gruppo fantastico, uno staff tecnico, l'allenatore e anche gli altri dirigenti, fantastico. Ho legato con tutti quanti, perciò mi trovo bene, sia nel campo sia fuori. Com'è stato debuttare con questa maglia, anche se in una partita amichevole? È stata una bella esperienza, ripeto, ho sofferto questa prima parte del ritiro perché ho visto solo i miei compagni giocare da fuori. Oggi ho avuto la fortuna e il piacere di affrontare questi primi 45 minuti con loro. È stata una nuova esperienza e una bella sensazione. Sono stati mesi difficili per te? Decisamente sì, ho passato veramente un brutto periodo, finalmente è finito tutto, si è concluso nel migliore dei modi, come doveva essere tra l'altro. E niente, adesso pensiamo solo al calcio giocato e a fare bene per questa squadra. Hai dei rimpianti per l'esperienza a Napoli? No, rimpianti no, diciamo che prendo tutto fa, mi serve poi come esperienza personale, dai momenti difficili, ai momenti difficili si cresce e si va avanti. Primo impegno ufficiale per la primavera del Sassuolo Calcio. Stasera allo stadio Caduti di Superga i giovani neroverdi saranno protagonisti della gara inaugurale del torneo Città di Vignola. Calcio d'inizio alle ore 20:40, avversario il Cesena. Per oggi è tutto, arrivederci a domani.